Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Ghibli Channel e su Thief Simulator 2 Prologo. Allora ragazzi, quest'oggi ci proviamo insieme il prologo di Thief Simulator, il simulatore insomma di ladro per eccellenza. Avevo portato sul canale il primo capitolo diciamo di questa serie e appunto adesso abbiamo la possibilità di provare il prologo del secondo capitolo. Io ancora non l'ho provato come vedete, quindi facciamo inizio a una nuova partita. Yes, questo ovviamente ragazzi è solo diciamo il prologo, che comunque potete giocare anche voi gratuitamente su Steam. Poi quando uscirà il gioco completo ovviamente magari ve lo riporterò e poi come sempre insieme decideremo un attimino che cosa fare. Però ero veramente curioso di provare il prologo di questo nuovo capitolo e vedere un attimino quali sono le novità che appunto gli sviluppatori hanno introdotto. Quindi aspettiamo il caricamento e ci becchiamo fra pochissimo. Perfetto, due giorni prima. Ok, che devo fare? Numero privato? Rispondi. La tua posizione, esci di lì subito. Controlla le telecamere. Aia, stanno arrivando. Ok, sì, stanno arrivando a pigliarmi. Via, via. Vattene, va. No, 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 ma posso uscire? Ok, esci attraverso la finestra, via. Ok, posso abbassare. Aia. Ok, mi sono abbassato. Qua vedo i tizi, però. Quello mi sa che mi vede. Eh? Ah, ci accovacciati. Bello come tutorial, è molto bellino. Bellino tutorial scritto sui muri della casa. Ok. Quindi qua posso andare tranquillamente. Non dovrebbe succedere nulla. Occhio. Spegni la luce se non mi vede. Ma è armato il tizio? Mi sbaglio. Allora, vabbè, intanto prendiamo il piede di porco, la chiave del cancello, la torcia. Ok, c'è ancora qualcosa? No, direi di no. Ok, mo devo andarmene via di qua. Devo riuscire ad andarmene in qualche modo, ma qua c'è un fracco di gente. Come faccio ad andarmene? Perché quello lì mi vede. Infatti. Via, 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 via. Via, che sennò quello me sgama. La torcia. Ah, mo devo andare di qua. Oh cacchio. Porca miseria. Dove sta andando? Ah, quello è uscito. Allora, aspettiamo che quello se ne vada. E poi usciamo di qua. Dovevo tornare indietro. Pensavo di dover uscire di lì, invece mi fa tornare indietro. Ok, via. Occhio. Via, 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 via. Via, corri, fuggi. Fuggi più lontano possibile. Ok, mi sa che devo andare di qua, sì. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Sì, allora, con la T abbiamo la torcia. Va bene. Ok, scappa attraverso il cancello sul retro. E ce l'abbiamo fatta. Buona. Andiamo, andiamo. Andiamo. Perfetto. Andiamo a Madison Street. Perfetto. Eccoci qua, se ti trovi nei guai sai dove trovarmi. Ok. Qua siamo noi che rientriamo a casa. Ma abbiamo almeno rubato qualcosa? Beh. Ok, cosa devo fare? Usa. Ah, ok, allora rimani fuori dalla visuale della telecamera. Ah, va bene, adesso qua ci fa fare il tutorial anche sulle telecamere. Ok, e sulle altre cose che sicuramente ci sono. Perfetto. Allora, e trova il tuo amico. Cosa devo fare? Usa. Ah no, che okay, qua per nascondermi va bene, ma non credo che io debba nascondermi. Taglia il vetro. Non posso fare nulla. Non posso fare nulla. Quindi devo entrare di qua. Allora, vediamo se posso entrare. Premo lentamente. Che permesso? Diga? C'è nessuno? No, direi di no. Ma non ho capito, ma siamo a casa nostra o cosa? La sveglia? Usa. Ah no, qua no, vabbè, ci nascondiamo anche sotto il letto, ok. Va bene, va bene. Io me prendo la roba. Io mi prendo la roba. Ma non è che ci sono soldi magari, eh?
No, direi di no. Purtroppo, sì che ci sono. $15. La ciambella non mi interessano. E basta. Ok, vabbè, vediamo se c'è qualcos'altro in giro. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro in giro che ci può tornare utile. No, qua direi di no. Vabbè, io gli svaligio l'appartamento nel frattempo. Chiave del cancello. Ok, qua non c'è nulla. Questo direi che non ci interessa. Apri, apri. La radio, non sarebbe male una radio. Prendiamola. Prendiamola, dai. Soldi, tanti soldi, buono. $50, ottimo. 50 bei dollarozzi. Ok. E qua basta. Perfetto, allora chiudi questo. E vai, ti richiudo anche le cose, guarda come sono. Come sono gentile. Mi sa che sta per arrivare, però, credo. Ho paura che stia per arrivare. Allora, apriamo qua. Vabbè, ti apro tutti i cassetti io. Niente. Qua non c'è più niente. No, però no, non sta arrivando nessuno. Almeno per adesso. Per adesso non sta arrivando nessuno. Meglio così. Allora, apriamo questi così almeno ho tempo di guardarmi tutto comodamente. Vabbè, calcolatrice ce la pigliamo. Tanto pesa poco. E qua non c'è più nient'altro. No, di valore pare proprio di no. Qua non c'è niente. Vediamo sto schedario, ma non credo che ci sia una mazza di nulla. Qua c'è il cesso. Vabbè, non penso che ci sia roba nel cesso da rubare. No, direi di no. Ok, ok. Panni della roba sporca e puzzolente non mi interessano. Abbiamo visto tutte le cose, sì. Direi che abbiamo visto tutte. Ok, leggiamo questa. Nota ti vedo. Nuovo tutorial. What? Sei sopravvissuto molto bene. Ok. Ok. Quindi abbiamo rubato alla mafia. Bene. Perfetto. Since we've both done our part in this whole thing, I gotta save your ass, because if I don't, once they find you and torture you for a bit, you will probably spill some info about me. Okay. I've got a place for you to crash. Non posso restare finché non si calmano le acque. Ok. Ti chiamo più tardi. Va bene. Vabbè, qua già un po' di roba l'abbiamo presa. Quindi sì, vabbè, io non starei lì a prendere altro, t'ho pigliati la sveglia, giusto per... Giusto per prendere qualcos'altro, ma secondo me è più che sufficiente. E adesso possiamo uscire. No, in teoria non dovrebbe esserci nessuno che mi rompe le balle. Perfetto, dai, saliamo in macchina e direi che ce ne andiamo. Ah, ma adesso devo proprio guidare io? Ah, ok. Lascia la città. Va bene. Ah, c'era le microcamere anche. Ah, ok, posso mettere le microcamere. Che figata, nella cassetta delle lettere. Ok, va bene. Vabbè, io me ne andrei, no? Sì, dai, direi che lasciamo la città. Penso di dover andare di qua e superando sta linea dovrei uscire. Esatto, nascondiglio. Perfetto, molto bello, molto bello. Molto simile ovviamente al primo, ma direi che ci sta. Da quanto vedo avremo anche nuovi gadget da poter utilizzare. Però insomma, è un simulatore sempre bello e avvincente da giocare. Quindi mi piace, non vedo l'ora che esca, diciamo, la versione finale del simulatore per poterlo provare, potervelo appunto portare nella sua veste completa. Benissimo, allora furtività al massimo, vabbè, valutazione del ladro B, ok, abbiamo preso la radio, calcolate, sì, potevo prendere un po' più di roba, ma vabbè, ho detto tanto non sto lì a prendere chissà quanto. Allora, ok, abbiamo il solito tizio che ci chiama, va bene, sarà veloce, controlla il computer, ok, e quindi da qua, perché c'è il simboletto del gas, non lo so, vabbè, questa è casa nostra, quindi in teoria non dovrei avere problemi. Ah, qua posso lasciare le cose in magazzino, ottimo, quindi qua lascio tutto
in magazzino, chiave, calcolatrice, il piede di porco, direi di no. Questo mo tengo. Ok, ammazza però che cesso di roba. Tavolo per i gioielli, va bene. Vediamo un attimino cosa c'è. Qua c'è il letto per dormire. Le telecamere, ah, queste sono le nostre. Poi probabilmente possiamo anche controllare quelle che abbiamo posizionato nei vari appartamenti, insomma nelle varie case. Allora, qua possiamo hackerare, ma ci serve l'elettronica. No, scusate, faccio un giretto della casa giusto per vedere che cosa c'è. Qua c'è un simbolo, ma non mi dice nulla, quindi non ho idea. Qua c'è la radio che possiamo eventualmente spegnere e va bene. Quindi qua dobbiamo andare al computer. Dovrai derubare alcune persone. Ok, va bene, quindi qua possiamo acquistare le cose. Qua possiamo acquistare invece le informazioni sulle case. Ok, quindi queste le possiamo sulla 102 acquistare gratuitamente. Perfetto. E va bene, qua possiamo vedere il mercato. Ah, ok, quindi qua possiamo vedere cosa vanno a comprare, quindi andare a vendere a loro direttamente le cose che ci servono. Ok, distrugge alcune cose, casa abbandonata, accetta, va bene, perfetto. Poi abbiamo anche il drone addirittura. Ok, otteniamo esperienza, va bene, quindi con l'esperienza aumentiamo ovviamente le nostre abilità che ci serveranno per le case successive. Ok, vai al 102, dovrebbe essere piuttosto facile. Vabbè, proviamo questa allora, ragazzi. Portare oggetti pesanti. Ah, quindi adesso abbiamo anche i collaboratori. Che figata. Bellissima la cosa dei collaboratori. Va bene, quindi andiamo al 102 a sto punto. Ok, ci siamo, quindi dobbiamo andare al 102 che è qua sopra. Perfetto, per cui facciamo passare un attimo sta macchina e andiamo qua. Ok, buona. Allora, qua abbiamo il 102, per cui ci mettiamo qui, scendiamo dalla macchina, chiudi la portiera e prendiamo a sto punto. Allora, qua abbiamo tutte le varie abilità. Ok, block notice, va bene, abilità, questo cos'è? Che evidenziamo le cose e ok, va bene. No, dammi un attimo il cellulare, apri l'inventario, scelta rapida dovrebbe essere, ma non avevo il cellulare io, no? Apri il telefono con la freccia in su. Ok, quindi abbiamo aperto il telefono e vediamo un attimino di chiamare in vita. Ok, il collaboratore arriverà presto, perfetto. Bene, bene così. Allora, quindi qua abbiamo il 102. La finestra del bagno è aperta. Ok, c'è una recinzione rotta dietro la casa. Va bene, andiamo a vedere dove. Andiamo a vedere dove. Allora, prendiamo un mattone che magari ci può servire. Spaccare qualcosa, che ne so. Devo capire dove sta la recinzione rotta, però. Ah, eccola qua. Eccola qua, eccola qua. Ok. Quindi posso buttare via sto mattone, grazie, che non mi interessa. Ah, madonna che spavento, mi sono cagato sotto. Apri qualsiasi serratura. Ok, manda via, trasporto oggetti pesanti, va bene. Apri intanto le serrature, che anche questo ci può servire. Sì, ma come faccio a cambiare? Ma devo spaccarla probabilmente. Sì, secondo me devo spaccarla col piede di porco, scusami, Esatto, sì. Dovevo fare questo, esatto. Con la violenza. Con la violenza devo spaccare tutto. Allora, ok, distrugge alcune cose. Vabbè, devo spaccargli le robe. Te le spacco io, non c'è problema. Allora, qua la finestra del bagno è aperta. Chi è? M'ha visto qualcuno? No, cosa sta facendo? Beh. Non ne ho idea, sinceramente non ne ho idea. Allora, saltiamo su attraverso la finestra. Ok, ma qua credo che non ci sia nessuno, Credo, però. Ma devo spaccargli il cesso? Non ho capito, cosa devo spaccare? Io te spacco tutto. Io te sfondo la casa. Va bene, nel frattempo vedo se c'è qualcosa però anche da rubare magari, no?
Vediamo se c'è qualcosa da rubare. Posso dirgli di... Ok, evidenziare. Come non mi trovi nessuna proprietà? Scusa, questa cos'è? E questa che cacchio è? Fammi capire. Ma siamo nella casa di prima o mi sbaglio? Vabbè, mi sembra la casa di prima, ma... È assolutamente la casa di prima. Ma ci sono anche le stesse cose, peraltro. Vabbè, ripiglia la calcolatrice. Ok. No, non voglio... Tira via, ok. Volevo aprire lo schedario io. Va bene, qua non c'è niente, qua non c'è niente. Ma sì, è assolutamente la stessa. È assolutamente la stessa. Mi ripiglio la radio. Qua ci sono i soldi. Vabbè, meglio perché mi riprendo i soldi che c'erano prima, controllo per sicurezza, ma sicuramente nei cassetti non c'è nulla, quindi devo distruggere questo. Ok. Hanno chiamato la polizia. Porca miseria. Via, 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 via. Via, 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 via. Cacciaboia. Maledetti che hanno chiamato la polizia. Ok. Via, via, scappiamo di qua. E ce ne andiamo. Perfetto. Vabbè, qua sono anche abbastanza lontano, quindi non dovrebbero sgamarmi. Vabbè, tu non mi sei servito un cacchio, quindi... te ne puoi anche andare. Sì, va bene, dai, vattene. E ci becchiamo alla prossima. Ci becchiamo alla prossima. Ciao, bella, ciao. Allora, ok. Qua direi che non c'è nessuno, però occhio perché... Vorrei che ci sia il poliziotto. Io ho messo la macchina proprio qua, mannaggia me. Mannaggia me, ho messo la cosa proprio qua. Io ho messo la macchina qua, là c'è il poliziotto. Ma speriamo che se ne vada. Speriamo che... Oh, ok, se n'è andato, perfetto. Perfetto, perfetto. Una delle verità di base del ladro è studiare le abitudini delle persone. Ok. E va bene. Sì, posso dall'inventario acquistare l'abilità che mi serve. Ok, quindi abilità. Questo. E sì, sarebbe questa, ma... Sarebbe questo, ok, sì, però non c'ho le cose. Imparo l'abilità, evidenziazione. Ho capito, ma non ho... Non ho i punti, mi sa, per farlo. Abilità è questo, però... no. Non me la dà. No, livello richiesto a livello 2, sono ancora a livello 1, quindi... Devo andare a rubare ancora qualcosa. Cioè, o torno in casa e rubo ancora qualcosa, che potrei eventualmente anche fare... Perché tanto qua nel bagno mi sa che c'erano anche altri soldi, mi pare. No, dov'è che c'erano i soldi? Mo non mi ricordo. Non mi ricordo, però posso comunque tornare... Ah no, erano qua in camera. Sì, erano qua, ok. Posso andare a rubare qua qualcos'altro. E dovrei riuscire... Eccoli qua. Dovrei riuscire magari a level upare qualcosina. Tanto ormai la polizia se n'è andata, quindi sti cacchi. Allora, piglia la lampada. Piglia questo, piglia il vaso, leggi, ti vedo. Sì, è la stessa casa di prima, siamo sempre al 102, quindi ok. Va bene, qua altre cose da rubare direi che non ce n'erano. C'è la chiave, vabbè, pigliamo anche la decorazione in legno. Vabbè, mi sto a fregare tutto più che altro per il livello. Vabbè, bottiglia di vino, ma la piglio, scusami. Bottigliazza di vino, non si rifiuta mai, voglio dire. No, qua non c'è un cacchio. Vediamo l'ultimo, direi di no. E qua, il tostapane. Il tostapane ce lo pigliamo. Tostapane ce lo pigliamo, dai. Qua direi che non c'è niente. Una pentola, vabbè. Pigliamo seppure la pentola. Dammi anche la padella, dai. Dammi il vino, il mio zaino è pieno, va bene. Vabbè, dai, abbiamo preso un bel po' di roba, secondo me. Con questa dovremmo, in teoria, riuscire a level upare a fine missione. Quindi torniamo in macchina nel frattempo. Ok. Tac. No, che cacchio ho fatto. Torno in macchina, grazie. Ma sta scatola cos'è? Ah, posso mettere qua il magazzino della macchina. Figo. Figa anche sta cosa. Ok, direi che ce ne possiamo andare al nostro nascondiglio e vedere se andiamo a level upare, quindi a sbloccare questa nuova abilità. Molto caruccio però, molto molto caruccio. Si poteva anche andare a Banco dei Pegni e vendere direttamente, però vabbè.
Per adesso andiamo a mettere il magazzino a casa. Ci sono anche i cani. Perfetto, ragazzi. Allora, siamo saliti di livello. Tra l'altro, ci ha dato addirittura una A come valutazione, che in realtà sì, mi ha dato meno stelline come furtività, però comunque. Almeno siamo riusciti a salire di livello e adesso possiamo imparare per l'appunto la diciamo l'abilità che ci richiede il tutorial. Ok, quindi adesso dobbiamo scoprire l'amico del 103 che va a fare la spesa. E ok, quindi dobbiamo andare lì alle 5 del mattino. Qua ci fa vedere il tutorial sull'accelerazione del tempo, un po' come accadeva del resto nel primo capitolo della serie. Va bene ragazzi, comunque io direi che per il momento mi posso fermare qui con questo Thief Simulator 2. Come detto, questo poi del resto è solo il prologo, quindi giusto per iniziare a dargli una prima occhiata. Poi ovviamente ci ritorneremo nel momento in cui il gioco uscirà diciamo così ufficialmente e nella sua versione definitiva. Detto questo ragazzi, fatemi sapere comunque cosa ne pensate, lasciate un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina delle notifiche. Per chi vuole dare un contributo concreto al canale, come sempre può fare attraverso gli abbonamenti YouTube o il tastino cazza di sotto di ogni mio video. Detto questo, giovinotti, io vi ringrazio di saluto e ci becchiamo nei prossimi gameplay. Ciao belli!